Configurare la tua casella di posta Aruba nell'app desktop di Microsoft 365 per PC è semplicissimo. Ti mostrerò i passaggi per aggiungere un account se hai già altre caselle di posta configurate. Se è la prima volta che utilizzi il programma, dovrai inserire i dati che vedi nel video seguendo il wizard che ti propone Outlook. Apri il programma. Clicca in alto sul menu File e nella nuova schermata clicca su Aggiungi account. Inserisci l'indirizzo di posta che vuoi configurare. Mi raccomando, tutto intero. Per poter inserire manualmente le impostazioni, clicca su Opzioni avanzate e poi spunta Consenti la configurazione manuale dell'account. In alternativa, se non lo fai, puoi provare la configurazione automatica. Scegli il protocollo che preferisci tra POP e IMAP. In questo video ti mostro la configurazione IMAP. Indica la password della tua casella e poi clicca Connetti. Ora indica i server di posta in entrata e in uscita. Se anche tu hai scelto IMAP, devi indicare imaps.aruba.it. Come metodo crittografia scegli SSL TLS e la porta 993. Se invece hai scelto POP nella schermata precedente, il server è pop3s.aruba.it e la porta è la 995. Tutto il resto è uguale alla configurazione IMAP. Per la posta in uscita scrivi il server smtps.aruba.it. Come fatto prima, seleziona SSL TLS e nella porta indica 465. Ora clicca su Avanti. Conferma la password e clicca Connetti. Se non hai sbagliato niente, il gioco è fatto. L'account è aggiunto. Puoi cliccare Fatto o, se ti occorre, aggiungere un nuovo account.